Buongiorno a tutti, sono Alessio Villarosa, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle e vi volevamo parlare di alcune tecniche giornalistiche che sicuramente molti di voi non conoscono, come d'altronde non conoscevamo neanche noi. Vi faccio un esempio, non so se voi sapete, ma gli articoli vengono scritti dai giornalisti, mentre i titoli degli articoli vengono scritti da persone che si chiamano titolisti, che si occupano solo ed esclusivamente di scrivere il titolo per vendere più copie possibili, disinteressandosi del messaggio che stanno lanciando. Vi faccio un esempio, il secolo XIX, il 18 settembre oggi, scrive come un virgolettato: noi di M5S comunicazione da rifare, come se io avessi detto che la comunicazione va rifatta, mentre chiaramente si parla, io parlavo dell'articolo 138 della Costituzione, scrivendo che mi sono reso conto che la gente cade dalle nuvole riguardo a questa battaglia che stiamo facendo. E sempre nello stesso articolo ci si trova scritto: io sono contrario a qualsiasi alleanza con il PD. Chi non si trova a suo agio con lo spirito del Movimento 5 Stelle e con le sue regole, credo si metta fuori da solo. Ma lo dico serenamente, senza ultimatum. Questo senza ultimatum nel titolo diventa l'avvertimento: chi non si trova a suo agio con il nostro spirito e le nostre regole si mette fuori da solo. Quindi potete capire come nel titolo vengono espressi determinati messaggi, mentre poi l'intervista è scritta perfettamente dal giornalista, che scrive con realtà tutto ciò che io alla fine gli rispondo. Questo per dire che comunque il giornalista fa il suo lavoro, il problema è che poi nel titolo, come dicevo prima, viene espresso un significato differente, che mette, come ci hanno spesso detto anche i giornalisti, a disagio proprio chi scrive l'articolo. Un altro esempio: il 10 settembre, parlando con una giornalista, dissi: oggi dico no ad alleanze. Il discorso va avanti, poi si parla della situazione politica generale. Durante questo discorso gli dico che ogni settimana comunque la situazione politica cambia, le cose cambiano. Lei nell'articolo invece lo mette subito dopo: oggi dico no ad alleanze, spiega Alessio Villarosa, ma ogni settimana le cose cambiano. Come se volesse fare intendere che oggi dico no ad alleanze, ma la prossima settimana potrei anche cambiare idea. Queste sono le tattiche giornalistiche, queste sono le tattiche di trasformazione del messaggio. Poi ci sono le tattiche di omissione del messaggio. Avete visto articoli di pagine intere che parlano dei nostri deputati che sono passati al gruppo misto, ma voglio vedere se controllate, perché non troverete nessun articolo di giornale che parla di questi quattro deputati del PD che l'11 giugno 2013 sono passati al gruppo misto. Quindi quello che vi chiedo è di informarvi, quando mettete i titoli strani, leggete l'intervista e rendetevi conto di quello che realmente poi vogliamo dire, non quello che c'è scritto nel titolo, ma quello che è scritto all'interno dell'intervista. Grazie, vi faremo sapere altro.